Grazie Presidente, onorevoli senatori, Ministro. Sinceramente avrei voluto fare a meno di portare alla sua attenzione quanto sto per esporle, ma il fatto accaduto il 21 maggio scorso presso lo stabilimento militare di ripristini e recuperi di munizionamento di Noceto, in provincia di Parma, mi obbliga per coscienza a sottoporle una delicata questione. In quella data, un operaio di 37 anni è rimasto ferito in modo grave per un incidente sul lavoro avvenuto nel detto stabilimento. Un incidente che solo per miracolo non ha avuto conseguenze tragiche, ma di cui sicuramente le conseguenze non sarà facile cancellare. L'uomo, infatti, è stato investito da un'esplosione di un ordigno bellico di natura artigianale, una bomba carta, mentre stava attuando operazioni per renderlo inerte. La situazione è apparsa subito gravissima e agli occhi degli operai, suoi colleghi, si è presentato uno spettacolo tremendo e tutti, naturalmente, hanno temuto il peggio per l'uomo. Sul posto si sono immediatamente mobilitati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La macchina del soccorso si è messa subito in moto e l'operaio ferito è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Parma con diverse ferite profonde, tra cui una grave lesione ad un arto. Dopo qualche giorno di coma l'uomo si è via via ripreso, ma il percorso di cura e riabilitativo si prospetta ancora a lungo per lui e di conseguenza per la sua famiglia. Nonostante i tempi ristretti a mia disposizione, mi corre l'obbligo di ricordare che lo stabilimento militare di Noceto è gestito dall'Agenzia Industria e Difesa, in cui è confluita buona parte dell'area tecnico-industriale appartenente alle Forze Armate, al dichiarato scopo di accrescerne l'efficienza alleggerendo parallelamente gli oneri a carico del bilancio del Dicastero militare. Detto stabilimento, a suo tempo fabbrica che produceva proiettili, ospita attualmente un impianto di distruzione di esplosivi e residuati bellici, al quale sono addetti circa 50 dipendenti civili e una decina di militari. Una volta disinnescati gli ordigni, le parti che li compongono vengono rimesse e rivendute sul mercato, mentre la polvere da sparo viene bruciata in un apposito forno. Concludo, Presidente. La struttura da sempre DAI ha dato lavoro a molte famiglie del territorio, arrivando a impiegare fino a 2.300 persone, ma questo incidente, preceduto da un altro simile a gennaio del 2015, obbliga a chiedere al Governo quali misure intenda assumere per prevenirne altri, garantendo efficacemente la sicurezza di coloro che vi prestano la propria delicata attività lavorativa, ricordando infine che in questo stabilimento lavorano tanti padri e madri di famiglia, oltre che molti giovani. Ministro, confido nella sua disponibilità e sensibilità. Grazie.